siamo a Firenze perché devo incontrare una persona speciale. Adesso mi dirigo verso Ponte Vecchio perché è lì che ci incontreremo. E sta piovendo, incredibile, sono stato 5 giorni a Londra. Doveva piovere la metà dei giorni, non ha mai piovuto, ho beccato un sole incredibile. Torno in Italia e piove. Vabbè, di solito registro a casa mia o comunque nel paese dove abito, quindi mi conoscono tutti. E poi soprattutto c'è poca gente in giro. Qui a Firenze c'è sempre qualcuno. Ho un po' di soggezione a parlare con la telecamera, ma c'è anche da dire che alle persone che passano non gliene frega niente di uno che parla con la telecamera. Cioè, si fanno tutti i cazzi loro. Ecco lì Ponte Vecchio, ma visto che sono in largo anticipo, tipo di 50 minuti, mi sa che allungo al ponte dopo a vedere l'uomo comune di Clet, messo su dai malloro, probabilmente lo sapete meglio voi di me. Ma per chi non lo conoscesse ve lo spiego io, l'uomo comune è quest'opera qui. Quest'uomo di metallo che sta per fare un passo nel vuoto e cadere nel fiume. La storia di quest'opera è interessante perché l'artista Clet, che per chi non lo conoscesse è quello che modifica i cartelli stradali, in parole povere, lo mise su più di una volta qui, ma il comune di Firenze gliel'ha rimossa e rimossa più volte, finché alla fine, da opera quindi proibita, una cosa illegale che non si poteva fare, è diventata un simbolo di Firenze e adesso hanno deciso di lasciarla. Io ho scoperto tutta questa storia grazie a un video di Emalloru. Vi lascio il link del video in descrizione perché è un video bellissimo, si chiama Arte Illegale. E comunque il nostro uomo comune ha una delle viste più belle di Firenze. Magari non oggi che piove, ma sicuramente nei giorni migliori è una vista incredibile. Ok, mi ha detto che è sul ponte o comunque qui vicino. Ora l'obiettivo è trovarsi con questa mandria di gente che c'è. Anche se piove, Firenze è sempre piena. Vlog del vlog, Inception. Mitico, Inception. Buonasera, sotto la pioggia, poi ci siamo. Davvero, oh, Firenze con la pioggia, ero a Londra, sono tornato, piove qui. Insegue. Davvero. Da Francesco oggi per pranzo propone una pita greca. Si va di greco oggi, si va di cucina greca mediterranea. Prima volta per me, eh. Io lo devo dire, l'ho già mangiata in Grecia. Ah, ok. Quindi che faremo il paragone. Però trovate tutto sul suo canale. Le cose riguardanti il cibo le trovate sul suo, perché è lui quello, l'esperto, non il sono mangiatore. Io. Mangiatore. Sentiamo questa pita. Tanto con Francesco non si rimane mai delusi. Vabbè, oggi Firenze ha detto pioggia. Per fortuna in questa piazzetta stiamo abusivamente utilizzando i tavolini di un ristorante che è chiuso attualmente e ci stiamo coprendo e almeno ma adesso mangiamo. Sponsorizzazione gratis. Sponsorizzazione gratis al ristorante. Direi che questa pita greca ce la siamo sparata a dovere. Trovate tutto sul canale di Francesco per tutte le informazioni. Era buono. Frase di oggi per questa, ottimo sostituto al kebab. Esatto. Bernardo mi ha svelato che ci ha portato prima una sorpresina. Ho chiesto quando eravamo lì, l'avete la baklava, che è un dolce tipico greco, e neanche a farla apposta, io ho un dolce tipico greco. Che spettacolo. Tra l'altro è davvero acculissimo, perché cioè, me l'hai detto ieri che, e ce l'avevo a casa. È esattamente quello che ci voleva adesso. La baklava ha avuto un buon riscontro. Ho le energie fino a domani, però ci stanno, cioè. Super zuccherosa. Ora per smaltirli in palestra, eh. La baklava è sempre buonissima. Dolce greco preferito. Incredibile. E ora Francesco pubblica in diretta il video Lecce Futur. Quindi se volete ve lo lascio magari qui da qualche parte, andate a vederlo. 2 hours later. Ricciarello. 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 È la prima volta che lo mangio, credo. Cioè, non ho idea di cosa sia. Naturalmente quando vai a giro con Francesco non puoi non mangiare cose nuove. Giù. No, non è croccante. È quello fake. È un botto fake, cioè il ricciarello non è croccante. È tipo pasta di mandorle, però deve essere morbida. Non c'entra niente. Niente, punti in meno al mercato centrale. È buono, ma se non è quello tipico. Troppe riprese tutte insieme. Qui presente Francesco ha superato i 50k. Ah, sì. Lo sì. Sappiamo tutti, no? Quindi io per questa amicizia di YouTube che voglio preservare e mantenere, vi ho portato un pensierino per i 50k. C'è una sorpresa continua qui. Ma
spettacolo! Questa è proprio la cosa da youtuber, eh. Esatto. Voglio bere qualcosa adesso, subito, datemi da bere. Adesso le mie mattine saranno più felici. Grazie mille. Niente, pensierino di niente. Per i 50k, cazzo, eh. Cioè, è un risultato assurdo. Adesso potrete trovarmi in casa in mutande che uso questa tazza. Bene, è il momento di salutare Francesco. Lui se ne torna a Grosseto. Il mio torna a casa. Fatto. Abbiamo mangiato. Abbiamo sentito il greco. Pacco consegnato. Meglio di così. È stato piacevole. Alla prossima. Grazie mille per il regalo. Di niente. Vedrete poi prossimamente le ricettine, tazzettine, youtuber. Esatto. E se volete qualsiasi cosa riguardante il cibo in giro per l'Italia e per il mondo, lui è la persona giusta. Ci vediamo. A presto. Ed eccomi tornata a casa, spero che questo vloggettino diverso dal solito insieme a Francesco vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, ci vediamo presto in un altro video. Ciao ragazzi!